Buongiorno ragazzi, secondo giorno oggi si va alle Surin Island. Adesso andiamo al porto, ho saltato la colazione perché in questi giorni ho mangiato troppo. Vado direttamente al porto, tanto anche lì ci sarà da fare colazione come l'altra volta. Quindi cerco di tenermi un attimino leggero e di contenermi. Volevo farvi vedere solo questo, un piccolo dettaglio. Qui si spengono le sigarette, no? In questa sabbietta, però sulla sabbia è stata disegnata l'icona del resort. Per dire. Allora, adesso mi hanno dato il kit di sopravvivenza, è semplicemente altro cibo, e poi c'è il cibo all'interno del porto, e poi ci sarà ancora del riso e del pollo fritto sulla barca. E siamo di nuovo al porto, pronti per imbarcarci. Siamo quasi arrivati alle Surin Island. Quello lì è il Morgan Village ed è il villaggio degli zingari del mare. Adesso stiamo andando lì. Quello è il villaggio Morgan e lì vivono gli zingari del mare. Non siamo potuti andare al villaggio in questo momento perché la marea è bassa e quindi se ci avvicinassimo al villaggio andremo a toccare con il fondo della barca. Quindi adesso prima andiamo in un altro posto, andiamo su un'altra isola, facciamo penso un po' di snorkeling, ci rilassiamo un po', facciamo pranzo e poi dopo nel pomeriggio torniamo all'isola quando la marea sarà più alta. Guardate anche qui che acqua che c'è. Adesso si sbarca sull'isola, per sbarcare bisogna avere la mascherina. Adesso ci fanno il controllo della temperatura. Poi bisogna firmare. E questi sono i Morgan, gli abitanti dell'isola. Alcune di queste signore, come vedete, hanno il tanaka sulla faccia, segno che provengono forse dalla Birmania, perché queste isole si estendono anche fino in Birmania. What they are doing here, the people here, they have a number. This number for what is it? They have a program from government give money. Oh, okay. About COVID. Qui fanno vedere quanto tempo ci mette a decomporsi i vari elementi che eventualmente lasciate qui sull'isola. Ad esempio una lattina di alluminio ci mette dai 30 ai 40 anni, una borsa di plastica ci mette dai 10 ai 20 anni, del mozzicone di sigaretta 12 anni, della carta dai 2 ai 5 mesi e il polistirolo dura per sempre. Prima sono salito lì sopra quella roccia lì, in molti ci sono saliti, ma io mi stavo scacazzando in mano perché è molto più alta di quello che sembra e sotto ci sono rocce che sono super taglienti e ruvide. Infatti mi sono un pochino scorticato il ginocchio. Queste sono le imbarcazioni degli zingari del mare e se vedete in alto a sinistra sul tetto c'è il pannello fotovoltaico, segno che anche questo è un chiaro segno che la tecnologia ormai è entrata a far parte della vita di tutti, anche di quelli che ne erano più lontani. Qui ci sono anche dei bungalow che si possono affittare. Guardate che bella organizzazione, già qui tutto pronto, acqua, bibite, succhi, questi sono dei dolci per spuntino, questo non lo so e adesso andremo a vedere che cosa. Oh, qui la papaya salad, sometime Thai, qui degli altri biscotti, qui del tè se volete, caffè e qui vediamo un po', ah gelato. Allora qui abbiamo del riso che era dentro questa foglia qua, qui ve l'ho già aperta per farvi vedere cos'è,
del cao nhao, del riso, praticamente sticky rice con il cocco, e questo deve essere del uovo. Qui abbiamo un tortino al cioccolato, questo non so che cosa sia, dopo lo provo e ve lo dico. In pratica qui in Thailandia ogni 35 minuti, 45 minuti si deve mangiare. È così, si mangia tutto il giorno, piccole porzioni però in maniera continuativa. Questa qui è la Som Tam Thai, che è praticamente una insalata di papaya con le noccioline, come vedete qui. Questo è Pacquiao, che è una specie di fagiolino verde, il lime, tantissimo, e un pochino di peperoncino, e poi c'è anche un po' di pomodorini. E la differenza fra la Som Tam Thai e l'altra Som Tam, Som Tam Pu, è che nella Som Tam Pu c'è anche il pla ra, cioè la salsa di pesce che puzza un pochino, e poi di solito ci mettono un granchietto essiccato al sole, mezzo marcio e spappolato dentro. Quindi questa qui mi piace molto di più. Adesso ci facciamo un po' di mix seafood salad e poi del pollo fritto, e poi vedremo. Adesso vi faccio vedere cosa c'è nel buffet. Allora partiamo dal classico riso in bianco, poi del pollo fritto, queste sono delle verdure cotte, buone. Questa è un'insalata mista con la seppia, gamberetti, delle alghe e dei noodle glass. Qui dell'altro vegetali, ma vedo dentro della carne, carne di pollo se non sbaglio, sì, dalla pelle pollo. Mi sono preso un po' di pollo fritto, di riso e di verdure. Mangiamo qui vicino alla spiaggia. Sentite il motore? I Morgan hanno le barchette con i motori più rumorosi che abbia mai sentito. Sono veramente quasi assordanti quando partono qui dalla spiaggia. Comunque, adesso abbiamo finito di mangiare e andiamo al villaggio dei Morgan. Vediamo un po' com'è. Quello è il Morgan Village, il villaggio degli zingari del mare. Adesso stiamo andando lì. Ed eccoci sbarcati al Morgan Village. Questo signore ha fatto questi occhiali fatti di legno, a cui è attaccato un vetrino. Così ha fatto degli occhialetti per andare in acqua. 80 years old. He's kind of leader of the village. Oh really? What's his name? Salama, Salama. Salama, Salama. I see. Meow. Meow. Narak meow. Narak mai.